Anto. 50.000 mi piace per una prossima puntata di Affari Tuoi. Signori, buonasera e bentornati in una nuova puntata di Affari Tuoi. Oggi abbiamo 10 influencer italiani tanto belli, tanto affamati di soldi, denari e premi. Chissà se oggi avranno la meglio. Ve li presento, eccoli qui. Pronti. Signori, li vedo abbastanza affamati, felici, perché comunque qui abbiamo 10 pacchi per loro. Al posto delle regioni, come nel classico programma, abbiamo alcuni influencer o comunque alcuni detti che si dicono o si esclamano ultimamente sui social. Non ci perdiamo in chiacchiere, voglio almeno per questa preparazione almeno 50.000 mi piace e faremo un secondo episodio con oggetti ancora più rari. Allora signori, siete pronti e carichi per questo Affari Tuoi? Sì. Allora, vi dico l'onesta e vera verità. Ci sono degli oggetti, dei soldi, veramente di alta quota. Quindi vi consiglio di adocchiare bene dove andate ad apparare, dove andate a prendere appunto il vostro pacco. Altra regola, appena lo prendete non potete, come si dice a Napoli, scutuliare. Signori, al mio tre vi potete alzare tutti quanti, e andare a prendere il vostro pacco per ritornare al vostro posto. Prego. Era al tre. Ah, al battito. La calma. Io già so, se c'è quel nome me lo prendo. L'hai toccato, Samuel, l'hai toccato. Cosa prendo? Andrea, cosa prendo? Cosa prendo? Cosa prendo? Va bene? C'è il 3? È buono questo. Che prendi tu? Cosa prendi? No, blindato, che ha già fatto il bulletto con lui. Oh, vada con calma, cioè. Oh, scelgo io per primo. Scelgo io, sei bianco. Vai. Sei bianco, prima i neri, adesso. Prima i neri, dai. Anto, andiamo. Io prendo il ZV, il DS. Bene, eccoci qui. Anto è il numero 1 con su scritto Fuse. Harry col 4, Kajafa 9, Ragnar per Ali Saraceno, per Jay Pata, guarda caso, ZV Jackson 7, Anto. Numero 3, o blindato per Tatino, mentre per Samuel 2, Jayano. Per Jambrai, guarda caso, in questo caso il numero 5, Jambrai, visto che abbiamo copiato il programma alla Rai. 8, sbancatore per Pierino di Villasbu e 6 blur per finire con Home. Allora, bene, dobbiamo subito far aprire il primo pacco. Vorrei scegliere l'8 di Pierino, sbancatore. Con calma, spero ci sia una gamba là dentro. No, dai. Una bella rotula mi farebbe comodo. Concorrente, con calma, ad Az, al numero 8. Come mai hai scelto questo numero? Guarda, ho letto il nome che c'era scritto, non potevo non prenderlo, ragazzi. Bene. Un nome del genere può solo avere un grande premio. Allora, le dico che non ci sono altre stampelle. Non abbiamo messo, non avevamo budget. Una gamba. Però magari con qualche premio che magari si può rivendere, oppure con dei soldi che troverà, si può anche fare un'altra operazione per migliorare a calcio o a in qualsiasi altra cosa. E quindi, qual è l'offerta del dottore? L'offerta del dottore ancora deve arrivare, ma mi arriva un'altra proposta dal dottore. Vuole scambiare questo pacco con uno degli altri? Dovete sapere che il numero 8 è un numero che vale tanto per me. Bene, come mai, se posso chiedere? Perché 8, se lo giri, diventa infinito. Un po' come il mio ego. Però di solito nei giochi di questo tipo sono molto sfigato. Perdo e scelgo sempre male. Quindi accetto il cambio. Ok. Accetta il cambio. Accetto il cambio. Con chi? Vada pure. Mi consigliano anche della regia di farlo rimanere qui per le sue condizioni. Allora, con quale vuole scambiare, caro signor Pierino Gentili? Vedo una persona che tiene il suo pacco con particolare amore. Secondo me c'è qualcosa di costoso là dentro. Numero 6, Blur. Numero 6, Blur. Quindi le tocca il numero 8, caro Omar. Signor Gentili, a lei il pacco numero 6. Si risegga, per favore. La ringrazio. Molto bene. Nel pacco numero 6, soprannominato Blur, cosa c'è? Dato il nome, mi aspetto tanti soldi. Signori, ho parlato di tanti soldi. Eccoli qua, 100 euro. Ebbene sì, 100 euro per il signor Gentili. Te l'ha rubati, sono 20 sub giftate, no? Posso. Grazie, ti signor dico, Gentili. Con questo mi ripago l'intervento. Molto bene.
Mi siedo tra di loro? Senza andare a sederti, miei 100 euro. Bastardo. Signori, adesso sarei curioso di vedere cosa c'è nel pacco numero 8 che ha scambiato Omar Amum con il signor Gentili. Ma andiamo avanti, vi lascio la suspense. Voglio il numero 10 e il 10 ZW Jackson. Prego, signore. Vai. Suspense. Palleggio di palle. Danana. Molto bene, molto bene. Signor Pattacchini, come sta? Sottoterra, fra. Oh! È il dottore. Oh, dottore? Dottore, prego. Vuole parlare in viva voce con il signor Pattacchini. Va bene, facciamo un'eccezione, dai. In teoria dovrei sentire solo io, ma facciamo sentire anche al concorrente col numero 10. Sentiamo. C'è Pata, sono il dottor Andrea Lombardo, vuoi scambiare il pacco? Aspetti. Andrea la già fa. Bene, le propone uno scambio il dottore. Andrea Lombardo è dottore? Sì. Minchia. Che scambio vuole? Lo scambio del suo pacco verso un altro. Sì, scambio. Ok, bene. Con quale? 8 sbancatore. Non ci. Oh, sempre tu, eh. Sempre tu. Non si muova, non si muova. E allora diamo il pacco ZW al signor Om. Cioè, vogliono sempre il mio pacco. Signor sbancatore. Mi fido di Pierino che ha preso sbancatore. Spada. Allora, il pacco che ha scambiato il Gentili con il signor Amum. Ma dai. Cosa c'è, signor Pattacchini? Come mai con tutta questa? Ah, secondo voi cosa c'è dentro? Preservativo. Mi dica lei. La maglia della Juventus con su scritto pezzo di preservativo. No, questo è peggio di qualsiasi roba. No, cioè, dai. Capite che è meglio rimanere incinta. Cioè, Pierino l'aveva presa questa, Molto bene, la vedo alquanto felice, signor Pattacchini. Signori, ho fatto bene. A questo punto, dato che questa vi l'ha creato questo meme, chiamerei il numero 7. Antò! Signor twerkatore! Eccomi! Io credo che con lei siano stati alquanto buoni. Vediamo però. Ok. Perché in primis non c'è stato offerto nessuno scambio e nessuna offerta da parte del dottore. Quindi okay. Mi immagino che qui ci sia un bel conguaglio. Lo spero, perché se no, dottore, mi sa che torna... Cioè, tocca fare di nuovo la visita perché io vorrei qualcosa di molto molto prezioso qua dentro. Posso scartare? Prego. Posso scartare? Prego. Posso scartare? Prego! Molto bene. Vediamo. La marionetta. No. Cos'è? Perché ride? Proprio quello che immaginavo. Lo prenda. Prego. Cos'è questo sguardo? No! È finita! Hai tutto qua, come c'è? Cosa fa? Cos'è? Signori, una bottiglietta d'acqua! Bravo! Beato te! Ma puoi far la botta qui! Già sono nero. Ah, perché sono nero e in Africa ne abbiamo poca. Non è vero. No. Ma davvero? Vada al suo posto, per favore. E si beva la sua bottiglietta d'acqua. Signori, non perdiamo tempo in chiacchiere. Continuiamo. Dopo aver aperto il pack Antò, direi di chiamare proprio il signor Antò. Tocca a me? Prego. Tocca a me? Signori, da parte del dottore, un attimo, sempre. Ecco qui. Dottore? Certo, aveva sede, ragazzo. Ok. Va bene. Passiamo alle cose formali. Ok, molto bene, signor Antò. Da parte del dottore c'è un'offerta incredibile. Cioè? Dal valore di 50 euro per non aprire tal box. 50 euro? 50 euro garantiti. Per fare questa offerta il dottore ci avrà visto lungo, non so. Sa che in questo numero 1, da nome Fius, c'è qualcosa, non lo so. È la prima offerta del dottore. Allora, considerando l'offerta e considerando il nome del pacco, io rifiuto e mi affido al pacco Fius numero 1. Un applauso. Bravo. Ebbene, se ne poteva comprare ben 25 di questi. Super Santos. Però il ricordo di un'infanzia vale molto più di 50 euro. Preferisco l'infanzia. Piazza plebiscito. Indocor. Super Santos. Io passerei al numero 5. Jamrai. Jamrai. Mi scusi.
Non ci sono offerte né scambi, deve andare subito. Veloce. Cosa si aspetta, signor Gentili? Mi aspetto una penna. No, 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 no. Dissociamo da queste dichiarazioni. Aspetta, Pepe, secondo me è qualcosa di sessuale. Signori. Un drone? No. Minchia, bene il drone, oh. Bene la famiglia Gentili, Ah, esatto, 500-600 euro il valore, eh? Perché signori, come ben sapete, ai palloni d'oro ne spacco sempre, quindi questo ben accetto. Quindi ragazzi, come avete visto, sia Pierino che Agnabri, o meglio il contrario, il dottore è stato molto gentili. Sei tro... con la S maiuscola. Nero, una bottiglia d'acqua finita. Vabbè, vi stai zitto. Ora hai scelto te il pacco, sì, eh. Ma la pila è scarica, cioè. Facciamo blindato. Andiamo avanti, dobbiamo anche velocizzare perché i tempi devono affrettare. Numero 9, Ragnar. Ale Saraceno. Oh, ce l'hai, vai, vai, Mariano. Guardate che numero ha dietro, guardate. Non a caso. Oh, è vero, Numero 9, ex muchachos. C'è un'offerta di uno scambio. Se vuole farlo con un altro da parte del dottore. Penso di sì, penso che farò questo scambio. Che il mio caro amico Alessandro ha scritto sul pacco. Il numero 2. Voglio vedere cosa c'è. Signor Samuel. Dai, dai, voglio vedere. Mi dia il suo. Un microfono. Io so. Magari avrà fatto bene, magari avrà fatto male. Questo solo il tempo lo potrà recepire. Posso? No, si calmi, signore. Ah. Se no non si vede lontano, è piccolino l'oggetto. No! Che scelta di merda! No! Oh, 2 euro, intanto più di me. No, cioè, no. Intanto vale più di quest'acqua. Ma solo 2 euro? Bene, con questi 2 euro si vada a farsi fottere. Numero 3, ho brindato. Salvatore Marrali. Molto bene. Signor Marrali, come sta? Tutto bene? Sì. Ah, gli Andrei. Non c'è nessuna offerta da parte del dottore. Può andare ad aprire. Sì, il dottore non mi ha chiamato. Forse gli sarà caduta la linea. Prego. Grazie. Oh! Posso? Ma come ride? Beh, con questi soldi... 10 euro! Vabbè, ci viene un bel menù. Grazie, complimenti! Bene, è arrivato il momento del numero 10, ZV Jackson. Oh. Il pacco di patacchini. Doppio scambio, attenzione. Devi stare in piedi. Dove vai, oh? Mi scusi un attimo. Tanto vorrei far vedere la sedia del buon Marrali. La spada nella roccia. Raga, io sono comodo, sono pure appoggiato a Sam. Bene. Da parte del dottore... Per questo numero 10. Posso parlare con il dottore? No, fuce. Stessa offerta fatta al buon Antò. 50 euro. Possiamo usarli? Credo di usarli. 50 euro. Certo che puoi. Oh, ma accetta, fidati. Che vuole fare, signore? Conta che di là il dottore ha fatto un bluff. Perché comunque il Super Santos l'hai visto. Lo apro. Lo apre? Molto bene, apra. Le do una mano, le do una mano. No! No, no, no. Si segga. Si segga con questo oggetto. Questo è la copertura del cesso. Possiamo usarla? Usarla quando vuole, signore. È per Gianluca quella, è per Gianluca. Gianluca l'ha dimenticata in via. No, bro. Ragazzi, ha già fa. Mi dispiace dirvi che ovviamente sapevo in quali numeri c'erano gli oggetti con più valore. Infatti, ho voluto lasciare in questi ultimi due pacchi quello con meno valore e quello con più valore. Da una parte c'è il 20 centesimi, dall'altra i 500 euro. Signori, questa volta c'è una possibilità bonus di farvi scambiare il pacco tra di voi, però dovete essere d'accordo entrambi. Valutate voi, comunque 500 euro sono tanti ed è giusto che vi prendiate il vostro tempo. 2, 3, 4. Non mi hai chiesto proprio niente, signor Samuel. Possiamo aprirli? 10 secondi per decidere. Harry, a lei le sta bene quello che ha fatto il signor Samuel? Non le sta bene? Per niente. E allora mi dispiace, signor Roffo Samuel. Da una parte i 20 centesimi, dall'altra 500 euro. Perché apri te? Che devo vedere prima io, signori. Molto bene. Ok.
Signori, secondo me in che pacco ci sono i 500 euro? La maggioranza, diciamo, 9. 4. Bene, 9. Un attimo solo. Signori, vi vedo per l'ultima volta il pacco. Alzatevi e vedete i vostri pacchi. No, anche qui, Vinceri, non ci credo! No, non ci credo! Non ci credo! No! Non ci credo! Bene. 500 euro, caro Harry! 500 euro, ragazzi! Cosa ci fa con questi soldi, caro? Penso che mi compro 5 stasera. No, è un'ottima scelta, sicuramente. Sì, sì, spero sì, le saranno di gradimento. Grazie, grazie. Veramente voglio ringraziare la redazione di Affari Tuoi per avermi permesso di essere qui quest'oggi. Grazie, grazie veramente. Signori, questa puntata di Affari Tuoi finisce qui, spero vi siate divertiti. Oh! Alla prossima! Oh! 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 Ah, non lo fai il Veneto, però, non lo fai il Veneto!